L'ASL Toscana Centro corre ai ripari per far fronte all'aumento dei ricoveri Covid al Santo Stefano. Tra oggi e domani dovrebbero essere attivati altri 20 letti in area Covid ordinaria, che già da ieri registra il tutto esaurito con 72 posti occupati su 72. Nel fine settimana dovrebbero aprire anche l'ala nord realizzata a tempo di record all'estremità dell'ospedale inaugurata a inizio anno, ma mai usata. La sua gemella, realizzata in contemporanea sul lato opposto, al momento continuerà a essere utilizzata per le vaccinazioni della fase 1. I letti a disposizione dell'ala nord dovrebbero essere una ventina e permetteranno una certa flessibilità nell'uso del personale dell'ospedale, cosa che invece è difficile fare al centro Covid Pegaso allestito all'ex CREAF, che necessita di sanitari dedicati. Per questo al momento l'aumento dei posti letto, che possono arrivare fino a 192 unità, è limitato e condizionato alla presenza di personale. In particolare, nelle ultime ore sono stati attivati altri 7 letti, passando da 23 a 30, attivati e subito occupati perché in poche ore i ricoveri sono già diventati 28. Al gran completo anche la struttura La Melagrana di Narnali con 42 letti occupati su 42. C'è ancora margine di manovra invece in terapia intensiva al Santo Stefano con 15 letti occupati su 20. Al momento quindi non è necessario attivare un altro modulo. Movimento 5 Stelle e gruppo consiliare del centrodestra incalzano il sindaco Matteo Biffoni affinché prenda provvedimenti su assembramenti e comportamenti scorretti, ma il primo cittadino non la pensa nello stesso modo. Anche, per esempio, chiudiamo via Sette Soldi significa metterci sei pattuglie. Sei pattuglie significa non controllare tutto il resto della città, per fare un esempio. Quindi è chiaro che noi, come è successo sabato, passano le pattuglie, chiedono l'allontanamento, interveniamo nelle situazioni più gravi, facciamo le sanzioni dove proprio non si può fare altro. Ma ragazzi, diventa veramente una rincorsa impossibile se non c'è un atteggiamento che parte a tutti noi.